Bella a tutti ragazzi, io sono Rob e benvenuti al mio canale. Oggi ragazzi, dopo aver letto i primi 100 numeri di Nathan, sono qui per farvi la top 10 albi di Nathan Ever. Anche se in realtà forse non è il momento ideale perché sono un po'... Scusatemi se sono magari un po' più giù del solito, ma mi sono vaccinato ieri, quindi sono un po' ancora rincoglionito. Detto ciò, voglio assolutamente parlarvi di questa top 10, spero che vi piaccia. Innanzitutto vi dico subito che gli albi che conterrò, ovviamente, saranno gli albi, i primi 100 numeri di Nathan, però conteggerò anche poi le serie collaterali uscite dal primo al centesimo numero. Quindi, il primo numero, eccolo qua, è Agente Speciale Alpha, numero ovviamente storico della serie regolare, e uscito ovviamente nel giugno 1991. Mentre il numero 100, eccolo qui, da cui dico... Da poco comunque ho parlato della recensione sul canale, è uscito a settembre del 1999. Quindi tutti gli albi usciti in questa frazione di tempo, compresi speciali, almanacchi, giganti e quant'altro, sono compresi nella top 10, scusatemi, dei primi 100 albi di Nathan. Quindi comprendo ovviamente tutto 1991 a settembre 1999. Questi insomma erano un po' di preamboli importanti e cercherò poi ovviamente di mettere in questa top, quindi... quelli che più in realtà mi sono piaciuti a me, non quelli che magari che più la massa piace, ma quelli che piacciono a me, quindi è una cosa abbastanza personale, non quelli che oggettivamente sono meglio, ma quelli che piacciono a me a livello di gusti. E un'altra cosa importante è che cercherò di non parlare della trama dei singoli album, sono veramente appena appena, ma cercherò di parlarvi di quello che mi hanno lasciato e le emozioni che mi hanno dato ogni singolo album che ho letto. Per cui, ragazzi, non c'ho una scaletta, non c'ho nulla, parlo in maniera di sentimenti che provo guardando le tavole e l'albo che ho in mano. Quindi se magari non sono perfetto nel linguaggio, cose così, capite il motivo. Ma partiamo col video, se no stiamo qui fino a domani. Partiamo dalla posizione numero 10. Tra l'altro, ringrazio mio fratello per questi bellissimi foglietti con i numeri di ogni posizione, perché non potendo fare l'editing del video era un po' brutto non mettere 10, 9, 8 quant'altro. Però adesso parliamo della decima posizione, scusatemi. E abbiamo una doppia della serie regolare. Infatti parlo dei numeri 14 e del numero 15. Terra bruciata e i predoni del deserto. Storia veramente, veramente fighissima, ragazzi. Perché l'ho deciso di metterla, ragazzi? Innanzitutto questa è la prima volta che vediamo il territorio, quella landa desolata infinita... che poi presentemente nel mondo di Nathan Ever, e un deserto enorme che è stato formato a causa delle radiazioni dovute al fatto che l'uomo, ovviamente, per fare i suoi esperimenti, ha creato radiazioni e ha distrutto praticamente l'ambiente circostante, ha creato questa landa desolata di deserto dove praticamente vivono praticamente soltanto questi esseri, eccoli qua. E tra l'altro, se non mi ricordo il nome, mi sembra Pilnepiedi, ma giganti, praticamente, che sembrano dei millepiedi giganti. Ma perché ho deciso di mettere questo albo? Tra l'altro, albo sceneggiato da Michele Madde, disegnato da degli Spesedo Brossi in maniera, ragazzi, divina. Albo veramente, secondo me, straordinario. È dir poco, straordinario. Gli Spesedo Brossi fanno dei disegni veramente, ragazzi, straordinari. E la storia sembra ovviamente una storia far west futuristica. In cui c'è questo far west, però, in cui la gente va lì con queste motociclette nei predoni appunto del deserto, e in mezzo a questi più mille piedi, intrighi, un Nathan praticamente da solo in mezzo a questo territorio, in mezzo alla gente. Tanto è palese la critica di Michele Medda all'inquinamento, a voler fare Dio a parte dell'uomo, cose che comunque torneranno spesso nella narrativa di questo grandissimo autore, uno dei tre creatori del personaggio di Nathan Ever. Storia che io consiglio a spada tratta, perché è veramente una storia di azione, colpi di scena, bellissima, bellissima, bellissima. Non è sicuramente la storia più originale del mondo, ragazzi, ma l'ho amata da impazzire, ero incollato sulle tavole e non riuscivo veramente a togliermi. Passiamo però adesso alla posizione numero 9, eccola qua. E per la prima volta non abbiamo qualcosa che va fuori dalla serie regolare, proprio perché Nathan è bello, anche le serie collaterali sono veramente di altissimo valore. E in questo caso voglio parlarvi di una serie magari un po' bistrattata, ma vi parlo dell'Almanacco della Fantascienza del 1993, che è una storia secondo me molto 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 bella, che dal titolo di Vendetta Yakuza, sotto sceneggiatura di Beppi Vigna, mentre i disegni sono di un grandissimo e straordinario Roberto De Angelis. Guardate che tavole da parte del buon De Angelis. Veramente straordinaria la propria copertina di Claudio Villa, ragazzi. È
straordinaria quella di Ovilla. Non so cosa dirvi, ragazzi. Veramente una storia che mi ha lasciato tantissimo, perché è una di quelle storie di Nathan in cui è fortemente presente il noir, l'intrigo, la yakuza, i gangster, ma è mischiato in maniera perfetta col cyberpunk, quindi questo mondo futuristico in cui abbiamo praticamente la tecnologia attraverso le reti del cyberspazio. Quindi una storia veramente veramente perfetta per il genere che andiamo a toccare. E tra l'altro, grandissima sperimentazione di tavole, per quanto riguarda Bigna e Angis, che giocano completamente con le tavole e mandano un po' a sfanculo la griglia classica della Bonelli. Anche qui è palese, secondo me, la citazione a grandi del caposaldo del fumetto americano, in cui in quegli anni comunque mandavano a fanculo completamente la griglia, come per esempio Frank Miller, e a cui sicuramente, secondo me, Beppe Vigna si è un po' ispirato. Storia, ragazzi, fortemente, fortemente cyberpunk, ripeto, comunque con una forte componente noir e gangster, in cui il nostro Nathan verrà invischiato in questa faccenda e scopriremo una parte del suo passato molto, molto tormentato. Tra l'altro, bellissima anche l'inquadratura molto, molto sperimentale da parte di Roberto De Angelis. Veramente, veramente, secondo me, è una storia da recuperare assolutamente se vi piacciono le storie cyberpunk noir. Sono veramente, questo secondo me è tra le migliori cose mai uscite in questo genere, quanto era Nathan Nair, ma già di fumetti che abbia mai letto. Unisce due dei generi che più a me piacciono, quindi non potevo che non metterlo in questa posizione. Ragazzi, guardate poi i disegni veramente di De Angelis, fuori da ogni logica. So che sto prendendo tempo con questo numero, ma veramente mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro è molto molto intimista, molto crudo sto albo, molto depressivo, malinconico, con un finale fortemente agrodolce, che non voglio spoilerarvi nulla, ma veramente, veramente, assolutamente consigliato. Tra l'altro, anche qui troviamo degli articoli molto interessanti, guardanti di tipo genere cyberpunk, ma è la storia ad essere veramente straordinaria. Questa, insomma, è la mia posizione numero 9. Recuperatelo, ragazzi, recuperatelo, perché tra l'altro può essere tranquillamente senza sapere un cazzo della continuity, ma è incredibile. Passiamo alla posizione numero 8. E andiamo a un'altra serie collaterale, per farvi capire, proprio perché le serie collaterali sono stra-stra-stra-valide in Nathan Never. E abbiamo, ragazzi, Agenzia Alfa numero 2, I Naufraghi dello Spazio. Storia, ragazzi, straordinaria, sempre di Pepi Vigna e con i disegni di Germano Bonazzi. Storia di maggio del 1998. Ed è il secondo albo, appunto, di Agenzia Alfa, che era una sorta di albo che presentava le avventure dell'intera agenzia. Quindi non solo di Nathan Nair, ma di tutti i personaggi comprimari all'interno dell'Agenzia Alfa. Bellissima questa storia, perché Pepi Vigna proprio ci fa capire. Tutti, cioè, oltre a approfondire Nathan Never, ci approfondisce praticamente tutti i personaggi all'interno della serie di Nathan Never. Altri segni di Bonanza sono qualcosa di straordinario. Ed è bellissimo i continui cambi di regia da parte di Vigna, che passa praticamente da un primo piano riguardante appunto April e Jack, piuttosto che Janine e Nathan Never. Quindi anche fortemente una storia amorosa di come appunto vanno avanti le relazioni umane. Così come anche di questo asteroide che si trova praticamente al di fuori dello spazio, al punto estremo dello spazio, in cui si fanno delle ricerche particolari, in cui è presente questa base scientifica all'interno proprio di questo asteroide ai confini dello spazio, e in cui abbiamo praticamente dei personaggi veramente, veramente che diventano iconici, come la figlia dello scienziato. Diciamo abbastanza pazzo, personaggi come Bambino Prodigio che è un genio, e tanti altri che, ragazzi, veramente vi faranno tenere il fiato sul collo e vi faranno innamorare di loro. Storie che ho trovato veramente straordinarie, tant'è che me la sono letta. Tra l'altro, rivedremo tra l'altro una vecchia conoscenza dell'Agenzia Alfa, la vecchia segretaria che poi è stata sostituita da Janine, e che entrerà a far parte proprio di questo asteroide Argo. E ragazzi, veramente, veramente una storia eccezionale. I colpi di scena sono veramente incredibili. Cioè, ragazzi, credetemi, non vi aspetterete mai quello che succederà in questo albo. È una storia molto fortemente fantascientifica, ma anche qui abbastanza noir. E ci aggiungerei anche claustrofobica. Infatti, questo asteroide che sembra così magico e perfetto con questi ragazzini e tutto quanto che fila lì verso giusto, invece si trasformerà, ragazzi, in una prigione claustrofobica in cui sarà difficile riuscire a sopravvivere. Quindi la storia anche fortemente di sopravvivenza. Ma vi ho già detto tantissimo, ragazzi, Bonazzi è uno dei miei disegnatori preferiti, infatti l'ho amato alla follia, 290 pagine che sono volate veramente incredibili, ragazzi, l'ho letto tutto in una sera, non riuscivo a smettere di leggere, dico ma sì, leggo 100 pagine, poi piano piano nel corso dei prossimi giorni lo finisco, non riuscivo a smettere, volevo sapere assolutamente come andava a finire. Quindi ragazzi, ve lo stra consiglio, i colpi di scena, ripeto, saranno incredibili, e tra l'altro è scorrevolissimo, ragazzi. Assolutamente recuperata Agenzia Alfa numero 2 in Africa dello Spazio. Non devo dilungarmi così tanto, ma scusatemi, quando i vostri mi piacciono poi è difficile riuscire a contenermi. Passiamo quindi alla settima posizione,
E torniamo quindi con la serie regolare, in maniera particolare torniamo con un numero molto molto bello secondo me, tra l'altro non sceneggiato da nessuno dei tre creatori del personaggio, quindi fatevi capire anche che oltre ai tre creatori ci sono state delle grandissime storie di altri autori, che credetemi ce ne sono state davvero molte, ma io ho voluto premiare la numero 54, Bauhaus Killer, o perché il messaggio che viene ricordato attraverso quest'opera è veramente, veramente incredibile. Ci sono sceneggiature infatti sono di Stefano Pieni e Alberto Ostini, che poi troveremo spesso dentro di Nathan Never, anche come sceneggiatori singoli, e i disegni sono ancora di Roberto De Angelis, che io adoro la follia, quindi spiace ma non potevo farci nulla, se torna meglio così, guardate che già le prime tavole fanno praticamente innamorare. E vi dico soltanto che questa è una storia noir investigativa, che però viene tinta comunque con l'arte, ed è molto, molto interessante come i nostri autori ci facciano riflettere su quello che è l'arte nel mondo di Nathan Never, di come sta diventando praticamente tutto uguale, omogolizzata, e cosa che comunque sta avvenendo anche nella nostra società, e piano piano più il progresso va avanti, più l'arte è destinata a morire. Questo è il sentimento forte che questo album vi fa provare, il senso di riflessione su quello che potrà diventare l'arte, quello che diventerà, sul fatto che praticamente stiamo diventando praticamente tutti uguali all'interno di opere di finzione di arte, e il rischio è proprio quello che più la tecnologia e il progresso andrà avanti, più l'arte morirà. Quindi io, da grande fan dei fumetti, da grande fan dell'arte, non potevo che amare la follia questo album, tra l'altro anche questo con un classico finale molto agrodolce, ma tipico del fumetto di Nathan Never, che è molto malinconico. Non posso che innamorarmi e amarlo alla follia. Quindi assolutamente consigliato se amate l'arte. Comunque ho fatto anche un video su recensione su questo albo, vi consiglio di recuperarlo, comunque parlo in maniera più approfondita, ma ragazzi, fidatevi di me, se amate l'arte, se amate i fumetti, recuperate questo albo, perché ragazzi vi farà veramente proprio delle emozioni fortissime, vi farà riflettere su questo sul futuro che verrà, sul fatto che probabilmente l'arte verrà standardizzata purtroppo e morirà. Almeno questo è quello secondo cui pensano Stefano Pieni e Alberto Ostini, è quello che penso fortemente anch'io. Ma finalmente passiamo alla posizione numero 6. E ragazzi, qua abbiamo la storia del fumetto di Nathan Never, probabilmente questa posizione. Molti mi odieranno perché l'ho messo così in basso, ma ripeto, questa è una questione di gusti personali, non una classifica oggettiva. E al sesto posto, ragazzi, abbiamo quelli che sono definiti i grandi capolavori di Nathan Never, ovvero i tre giganti. Visto che comunque è un'unica grande storia enorme, non ho voluto dividerli proprio perché sennò mi occupavano praticamente solo loro le posizioni prima. Non mi sembrava il caso, quindi abbiamo un nuovo doppio futuro, Nathan Never gigante numero 1, dico subito di che anno è, che di Antonio Serra, comunque tutti e tre i labi sono scelti appunto da Antonio Serra, comunque di febbraio 1995, disegni ancora una volta di Roberto De Angelis, ma io amo la follia, e finalmente qui abbiamo la nascita dei Tecnodroidi, la grande saga di Nathan Never, almeno dei primi 100 albi di Nathan Never, saga veramente incredibile. Il cyberpunk, la space opera, il noir, tutto questo mescolato in maniera straordinaria da Antonio Serra in stato di grazia divina, che ci farà veramente innamorare di questo fumetto. Infatti io ho amato fortemente questi tre giganti, i disegni poi di Angelis, il primo gigante, sono qualcosa di incredibile. Ragazzi, credetemi, quei colpi di scena saranno veramente magistrali. Se pensate di aver visto praticamente tutto nel mondo dell'intrattenimento, qua rimarrete veramente a bocca aperta. I colpi di scena che Serra ci darà all'interno di questi tre giganti sono qualcosa di incredibile. Anche se io vi consiglio fortemente, come ho anche recensito questi tre albi, quindi andate a recuperare i video se non li avete visti, vi consiglio fortemente di recuperare anche la serie regolare, in quanto comunque sono strettamente collegate ad essa, per cui se leggete solo gli albi giganti rischiate poi di non comprendere a 180 gradi la storia, anche se è fatta per essere comunque compresa anche da chi non segue la serie regolare. Però questo è il mio consiglio. Passiamo poi al numero 2, gigante numero 2, tanto che è il mio preferito tra i tre. Bellissima, ragazzi. In questo caso i disegni sono di Mario Alberti. Straordinario, ragazzi, comunque ci sarà veramente tutto. Space opera, fantascienza, tecnodroidi, cyberpunk, viaggi nel tempo, Giappone feudale mischiato a tecnodroidi, ma ragazzi, credetemi, cioè io col fiato sul collo non riuscivo a smettere di leggere questo capolavoro. E questa veramente è un'opera sensazionale da parte della casa editrice Bonelli, che io consiglio di recuperare a tutti, assolutamente recuperatelo perché è incredibile. Questo è uno dei capisaldi della fantascienza moderna.
Credetemi, io per esempio, per me è molto superiore, ma di molto, ad Akira piuttosto che Alita. Quindi, credetemi, anche noi italiani siamo capaci di fare veramente una fantascienza di altissimo livello e io vi consiglio assolutamente di recuperarlo. Veramente, veramente innamorato di quest'altro, tutti e due, veramente lo adoro, la follia. Mario Alberti, secondo me, qui dà veramente il meglio di sé, con tavole sensazionali. E vi ripeto, se pensate di aver visto tutto nella fantascienza, credetemi, se non avete letto questo, non avete visto nulla. Facete velocemente anche l'ultimo gigante, disegnato da Gigi Simeoni e anche Giancarlo Olivares. E qui dopo praticamente tutto quanto torna e tutti gli album precedenti finalmente hanno la loro conclusione. Un album veramente, veramente straordinario. Poi Nathan Ever è sempre un personaggio fortemente tormentato e depresso, si vede tantissimo anche in questi album, anche se Serra diciamo che è un po' più positivista sul personaggio rispetto magari a Michele Medda o Pepi Vigna, ma diciamo senza snaturarlo troppo, ma è un personaggio comunque incredibile, ragazzi, veramente, i colpi di scena saranno. Sono innamorato di questo album, per cui non posso dirvi se nulla se non appunto recuperatelo, ma all'istante, proprio all'istante totale. Se facessero un film su questa roba qua, secondo me andrebbe completamente, farebbe l'incasso totale, ha fatto come gli effetti speciali bene, fatto benissimo con gli effetti speciali, gli americani andrebbe praticamente a fare all-in, secondo me, al cinema, e probabilmente molte persone riscoprirebbero questo personaggio. E sarebbe forse il caso, perché secondo me è un personaggio che Nathan Ever, come sapete bene, che io adoro, che secondo me dovrebbe essere esplorato in tutto il mondo, da quanto è la sua, il suo, cioè, è un fumetto, secondo me, incredibile, eccezionale. Ed è un grande vanto per la nostra casa editrice Bonelli, che comunque sia italiano. Grandissimi Serra, Medda e Vigna. E hanno tutti grandissimi disegnatori. Ma passiamo al numero 5, ragazzi, no, ci perdiamo veramente troppo in chiacchiere, e io voglio, ragazzi, farvi finire questa classifica comunque senza troppo appesantirvi troppo. Il numero 5, ragazzi, non poteva che essere. I numeri 18 e 19 di Nathan Ever, l'abisso delle memorie. Aspettate, l'undicesimo comandamento, scusatemi. Quindi l'abisso delle memorie, l'undicesimo comandamento. Questo non è altro che il passato di Nathan Ever. Questo è il passato del personaggio di Nathan Ever. Qui ovviamente vediamo la sfilacciatura del personaggio a 360 gradi. Storia del 1992 di un grandissimo e eccezionale Michele Medda, che io adoro la follia. Molti non lo amano perché comunque è un autore che mette molte didascalie, ma questo rende secondo me il fumetto ancora più profondo e alcune volte esagero, sono sincero, però lo rende molto più profondo, intimista e forte, ci fa capire a 360 gradi i pensieri, le paure di un personaggio come Nathan Ever, che quindi ha bisogno di questi tipi di sfaccettature, per quanto mi riguarda, che è proprio l'opposto di quello che è un personaggio solare. Nathan è un personaggio fortemente depressivo, e qui capiamo. In questi due albi capiamo perché è così, perché viene definito Musone. Una storia, ragazzi, eccezionale. Non volevo dirvi nulla. Cioè, se non l'avete mai detto, all'istante compratelo all'istante. Leggete questi due fumetti, capite chi è Nathan Ever, credetemi, dopo non potete fare a meno di leggerlo. Ragazzi, poi i disegni di Nicola Mari. È Dio per me Nicola Mari, quindi non posso che consigliarvelo a spada tratta. Nicola Mari, ragazzi, eccezionale, eccezionale Nicola Mari. Nicola Mari, io ti amo. Che come cazzo disegni, Nicola Mari. Peccato che non mi piace di Van Dog, però guarda, mi verrebbe solo voglia di comprarlo solo per lui e Corrado Rai, perché sono disegnatori della Madonna, ma per fortuna l'ho avuto qui su Nathan Ever, ho potuto apprezzare questo disegnatore fantastico, che è veramente, veramente eccezionale. Eccezionale, credetemi. Si trova al quinto posto non perché la storia non sia bella, anzi, tutte quelle storie che sono in questo top 10 sono storie straordinarie. Vi ripeto, ragazzi, la media di Nathan Ever è 8,5. Gli 100 hobby sono più o meno, la media è sull'8,5. Quindi capite che a un livello così alto, che poi anche quelli che non sono stati inseriti in questa classifica sono comunque delle opere di grandissimo livello, molto, cioè una media veramente, veramente elevata. Quindi è stato veramente difficile anche sceglierne soltanto 10. Ma passiamo al quarto posto, sennò, ragazzi, non ce la caviamo più. Ecco qua il quarto posto. E siamo a piedi del gradino del podio. E a piedi del gradino del podio, ragazzi, troviamo un fumetto straordinario. Ragazzi, abbiamo gli occhi di uno sconosciuto. Ragazzi, storia straordinaria. Storia straordinaria. Michele Medda, la sceneggiatura, Stefano Casini e i disegni. Ma cosa vogliamo dire di più? Cosa vogliamo dire di più? Non possiamo dire nulla. Una storia eccezionale. Già la prima pagina. Voi aprite la prima pagina, capite subito che sarà una storia impressionante, una storia fuori di testa, fuori di melone. Ragazzi, questa non è tanto fantascienza, cyberpunk, questo qui è proprio solitudine. Questo qui è un messaggio forte di inno alla solitudine, al dolore,
al fatto che ci sentiamo fortemente soli e il futuro ci fa sempre sentire più soli. Questo veramente ce la fa capire in questo fumetto Michele Medda. Che è questa qui la critica sociale che ancora oggi, nonostante sia un fumetto di fantascienza, è stra attuale. Ragazzi, non posso fare altro che consigliarvi, se vi faccio delle opere forti, fortemente depresse, fortemente che fanno riflettere, intimiste. Dovete assolutamente recuperare questo albo disegnato da Casini in maniera eccezionale. Uno dei miei disegnatori preferiti, infatti, come Randy Lui, Nathan Never, sono in pochi a farlo. Se vi piacciono, ripeto, le storie intimiste, forti, pessimistiche, che fanno riflettere sul concetto di solitudine e il fatto che comunque l'uomo, nonostante gli anni passino, si sentirà sempre più solo e le macchine non possono sostituire in alcun modo la solitudine dell'uomo, nonostante tutti i progressi, le cose che farà. Io vi consiglio assolutamente il recupero di questo straordinario albo. Anche se sono sincero con voi, ho voluto in questo caso fare un ex aequo. Infatti, al terzo posto c'è l'occhio di uno sconosciuto, al quarto posto c'è l'occhio di uno sconosciuto, ma non è da solo. Ve lo dico solo adesso, ma mi ero un attimo perso. Infatti, al terzo posto, quindi in realtà sarebbero 11, però lasciatemela passare, dai. Al terzo posto, a pari merito, quello che non ci può scegliere, quindi mi era per me possibile, scusatemi, ho voluto mettere anche Il sogno di una farfalla, che comunque è sempre anche sceneggiato da Michele Medda e disegnato da Stefano Casini. E anche questo è un albo fortemente intimista, riflessivo, e la pagina già straordinaria. E qui la fantascienza viene c'è cioè, presente, mi ha fatto per farci emozionare, toccare, i colpi di scena qui saranno veramente forti. Un albo straordinario, tra l'altro con la copertina. Per quanto mi riguarda, di De Angelis, qualcosa di eccezionale. Un album di cui ho trovato comunque la mia recensione sul canale. Casini, io lo adoro e in questo albo sì, dal 100%, insomma, qui si parla fortemente di sentimenti, di umanità, di solitudine anche qui, perché comunque Medda tocca sempre quelle corde. Sono qui molto presenti anche qui le didascalie, in cui Medda ci farà capire i pensieri, i sentimenti di un singolo personaggio. E il finale qui sarà veramente, veramente, come anche il Nocchio Sconosciuto, fortemente agrodolce. Fortemente, fortemente agrodolce. Io non posso che consigliarvi l'albo. Guardate questa tavola qua di Casini, è qualcosa di incredibile. Se volete riflettere, pensare, e non volete solo leggere e intrattenervi, questo albo io ve lo... Tra l'altro, come anche il Nocchio Sconosciuto, sono straslegati alla continuity, quindi leggete. Sono dei capolavori, questi sono dei capolavori assoluti. Cioè, dovete assolutamente recuperarli. Non potete fare a meno di leggerli, ragazzi, credetemi. Io non vi sto dicendo nulla da trama perché non voglio spoilerarvi nulla. Zero. Compratelo all'istante. È qualcosa di fuori di testa, credetemi. Ma voglio di questo albo. Passiamo infatti a... Finalmente alla terza posizione, ma prima di passare alla terza posizione voglio un attimo farvi vedere quelli che sono degli albi che hanno rischiato di entrare in questa top 10, ma non ce l'hanno fatta veramente per pochissimo. Ovviamente molto 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 sarò molto molto rapido e veloce e voglio parlarvi di Il Campione di numero 16 di Michele Medda e Stefano Casini, numero incredibile in cui c'è una citazione molto forte al Fightball e a Diego Armando Maradona, stra consigliato. Il numero 26 Vampirus con i disegni di Nicola Marra, la sceneggiatura sempre di Michele Medda, che ci fa rivedere un attimo in maniera futuristica l'immagine del vampiro. Numero 32 della serie regolare, Dirty Boulevard, sempre sceneggiato da Michele Medda, ma in quei disegni di Germano Bolazzi, in cui ci viene rappresentata una città marcia, cupa, in cui praticamente succede quello che succede all'interno di questa città, lasciata praticamente ai confini del mondo, cioè in cui vivono praticamente in questa palazzina dei diritti sociali. È una storia molto molto forte, ragazzi, fortemente noir e la copertina di Castellini è eccezionale. Numero 50. La biblioteca di Babele, soggetto sceneggiatore in questo caso sono di Antonio Serra e i disegni di Nicola Mari, storia che ci farà capire le motivazioni che ho imparato perché il mondo di Nathan Never è così, insomma, ed è fortemente una storia di grande denuncia sociale al nostro mondo e alla società odierna, quindi stra consigliato. E infine l'ultima storia, sempre di Antonio Serra, coadiuvata comunque da Alfredo Castelli, lo speciale crossover Martin Cristelli e Nathan Never. Ragazzi, leggetelo, assolutamente una storia fantastica per chi ama la fantascienza più classica. Insomma, questi erano gli albi che vi consiglio, nonostante sono tutti 8, 8 e mezzo, non sono in classifica non perché non siano validi, ma perché sono le altre opere sono troppo 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 di livello. Ma finalmente abbiamo la top 10. Il terzo posto in realtà, ragazzi, che vi ho fatto vedere prima,
Non esiste perché c'è un quarto posto esequo tra gli occhi di uno sconosciuto e gli occhi di uno sconosciuto e il sogno di una farfalla. Quindi passiamo direttamente alla posizione numero 2. Posizione numero 2 dove abbiamo ancora una volta un gigante. In questo caso il gigante numero 4, la rivolta. Qui ci ho fatto un video, capolavoro assoluto. Mastab assoluto. Sempre Michele Medda alla sceneggiatura. Disegni di Stefano Casini, storia. Dato Stefano Casini, quindi è stato di grazia totale. Storia da far leggere a tutte le persone. Tutte le persone al mondo avrebbero la giusta storia, proprio per capire se. Ma come dice che i fumetti sono per bambini? Ditegli di leggere questa storia. Qui si parla praticamente di tutto: della guerra, del razzismo, della denuncia sociale, degli uomini potenti, del sistema che ci obbliga a fare quello che vogliono, dicono loro. Insomma, una storia veramente, veramente forte, emozionante. Qui non vi nascondo che mi sono fortemente emozionato e ho quasi pianto un paio di occasioni. Colpi di scena su colpi di scena, non saprei mai dove andare a parare, credetemi. Michele Medda qui gioca con noi, ci fa veramente fare. Non riuscivo mai a capire insomma dove vuole andare a parare, ma. Ragazzi, leggetelo. Questo è un capolavoro assoluto, ma tutte queste, però questa è veramente. Una delle cose più belle che la Bonelli abbia mai fatto in vita sua, cioè qualcosa di fuori di testa, veramente. Io non so cosa dire, ragazzi. Questa sarà fortemente riflessiva, che comunque va giù liscia senza essere troppo pesante. Ci fa riflettere, ma avendo comunque 240 pagine di tempo, ce lo fa senza farci pesare troppo la lettura. Infatti qui Michele Medda è molto. Ma provate, può essere pesante, in questa storia non lo è per nulla, scorre veramente molto veloce rapida, e rapida. Fa riflettere, ti fa emozionare. È una storia forte, forte, veramente forte. Dovrebbe essere, vedo, letta da chiunque, insomma, per aprire gli occhi su quella che è la storia e su quello che sarà il futuro, perché la storia si continuerà a ripetere. Questo, insomma, è quello che ci vuole far capire Michele Medda. Su quello che è la nostra società, sembra perfetta, ma in realtà è completamente sbagliata ed non è altro che il futuro di Nathan Never, non è altro che le conseguenze della nostra società. E utilizza magari un pretesto futuristico per raccontarci però i problemi e le tematiche del mondo attuale, che in mano praticamente agli uomini potenti, che fanno un po' quello che vogliono, tirando le fila di chi è sotto di loro. Ragazzi, questa è un'opera che va letta, tanto quanto va letto il Batman del Trono del Cavaliere Oscuro, per farvi capire l'importanza di questa opera. Medda, come si spererà, è un grande estimatore di Frank Miller, e qui si capisce fortemente, anche per l'utilizzo delle vignette con la televisione, ma è fortemente, fortemente consigliata. Capolavoro assoluto, capolavoro assoluto. Ma finalmente ci siamo, finalmente siamo alla prima posizione. Siamo finalmente alla prima posizione, ragazzi. One. E la prima posizione, per chi mi conosce, sa bene che non poteva che esserci l'ultima onda. Sceneggiatura di Beppe Vigna, disegni di Stefano Casini. Sicuramente a livello oggettivo, molte opere di cui vi ho citato prima sono superiori a questa opera, ma questa opera, per quanto ho fatto io, è l'opera più bella mai scritta su Nathan Never. Un albo veramente, veramente emozionante, toccante. In cui ovviamente vediamo la voglia di vivere, il voler bruciare fino alla fine. E non arrendersi a quello che la società ci impone, ma il voler bruciare, bruciare, bruciare e continuare a bruciare finché la fiamma non si estingue. E io non posso che amare questa storia perché io la penso esattamente così, ragazzi. E questa è una storia incredibile. Se siete degli amanti degli sport estremi, delle cose forti, ma anche se non lo siete in realtà, questa sarà una storia che vi farà fortemente innamorare. Tra l'altro anche poi il finale è veramente fortemente agrodolce. Come ci insegna comunque il buon Nathan, ma c'ho i brividi. Io adesso lo sto sfogliando, c'ho i brividi forti. Non lo so. Casini comunque ha disegnato praticamente le più grandi opere di Nathan Never, quindi io non posso che adorarlo alla follia. E Vigna, ragazzi, fa qualcosa di incredibile. Secondo me, tira fuori il meglio che uno scrittore può tirare via. Tra l'altro, bellissima anche le complete sbaraglio delle griglie da parte di Casini, che fa un po' quello che vuole, ed è veramente. È ancora la lettura ancora più profonda e forte. Ma non voglio dirvi nulla neanche di quest'opera, leggetela. Comprate il numero 29 di Nathan Never e leggetelo. Dopo che avete dato questo albo, magari ditemi un po' cosa ne pensate, ma per me è fuori scala. Fuori scala.
Questo albo ti fa capire l'essenza della vita, il perché io sono vivo, questo albo, punto. Quindi io non posso che amarlo a 360 gradi. Questa è la mia top 10 per quanto riguarda gli albi e le storie di Nathan Nair. Fate sapere nei commenti se qualcuno di voi ha letto queste storie, cosa ne pensa. Se magari anche voi avete una top 10 dei primi 100 albi, sarei curioso di sentirla. E se magari qualcuno di voi adesso, grazie a questo video, magari vorrà recuperare alcune delle storie che io ho citato. E scusatemi se sono stato un po' prolisso, ma volevo comunque parlarvene bene di questa top 10. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella, ciao a tutti!